Razzie in case e nei negozi, la piaga che affligge le città italiane, e anche Padova non è immune all'aumento dei furti, raddoppiati in tutto il paese negli ultimi 10 anni. Secondo i dati diffusi dal Censis nel suo diario della transizione, nella città del Santo i furti sono aumentati del 143% negli ultimi 10 anni, un fenomeno odioso che alimenta la paura e l'esasperazione dei padovani. A livello nazionale sono 689 furti al giorno, cioè 29 ogni ora, uno ogni 2 minuti. Considerando il numero di reati rispetto alla popolazione residente, in cima alla graduatoria delle province italiane più bersagliate si trovano Asti, Pavia e Torino. Padova però, insieme a Milano e Firenze, tra le città dove si registra il maggior incremento. Nelle scorse ore, proprio a Padova, una 41enne è rimasta ferita alla fermata del tram a Ponte Vigo d'Arzare nel tentativo di inseguire un ladro che le voleva strappare la borsetta. Ieri pomeriggio un'anziana dell'Arcella, invece residente in via Jacopo da Montagnana, ha aperto la porta ad una donna che l'ha raggirata e derubata di 1.500 euro. Un furto e un tentativo di spaccata nella notte a Vigonza, dove sono stati presi di mira 2 bar a cui sono state sfasciate le vetrine per rubare i soldi di videopoker e cambiamonete. Senza contare la rapina in banca di ieri mattina in via Sorio, con i rapinatori armati di taglierino che hanno terrorizzato i clienti.